Ok, allora siamo in orario, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Il progetto è, diciamo, è un piccolo tesoro nascosto in Costa d'Amalfi. Anche per questo probabilmente siamo tra pochi intimi, ma molto motivati, molto interessati a quello che sta accadendo in questo borgo marinaro, in questo borgo di Cetara. Siamo in Campania, a Costa d'Amalfi. In effetti, qual è il trauma, qual è la motivazione? Perché parte questo progetto? Questo progetto parte perché un gruppo di operatori, contadini, pescatori, che già sono inseriti nell'organizzazione dell'offerta turistica, si rendono conto del limite che hanno raggiunto, cioè l'appiattimento dell'offerta turistica sulla ristorazione. Sappiate che noi siamo in un borgo conosciuto in tutto il mondo per la colatura di ricci, conosciuto in tutto il mondo per una flotta importante di tonnare. Quindi ci troviamo in una piccola realtà, appena 2.000 abitanti, però che ha non solo grandi potenzialità, ma ha un sistema economico legato al mare di estrema rilevanza. Ma come spesso accade, i giovani fanno la valigia e vanno via. Come spesso accade, i geni sociologici rischiano il rischio. Come spesso accade, i ritmi e gli stili di vita, col passare dei decenni, si modificano. E allora questi eroi, contadini, pescatori, hanno deciso di mettersi in rete, che è la cosa più difficile da fare in Italia, mettersi in rete e portare innovazioni. Noi abbiamo qui con noi Alessia Benincasa, in rappresentanza della rete dei contadini pescatori, che ci presenterà il concept del progetto con le slide e ci farà entrare in questo mondo emozionante di contadini pescatori, i quali non hanno dimenticato di essere contadini, soprattutto per l'autoconsumo, ma hanno il mare di fronte e quindi hanno una ricchezza enorme a cui giustamente non solo non si sottraggono, ma si sono organizzati bene. Basti pensare alla flotta di tonnare che hanno a disposizione e poi alle radici che noi troviamo un po' nei ristoranti, nei migliori ristoranti di tutto il mondo, e infine la chicca, la colatura di radici di Cetara, il vecchio Gaulum romano. Ecco, c'è una ricchezza enorme all'interno di un territorio che ha un brand che non ha bisogno di essere sostenuto, Costa d'Amalfi. Lo stesso Fiorello Brini, presidente, che io saluto, di borghi più belli d'Italia, molte volte è in Costa d'Amalfi, per uno dei borghi più belli che è in Costa d'Amalfi, proprio al confine con Cetara, e siamo a Vietri sul mare, siamo ad Albori. Quindi abbiamo dei piccoli diamanti in questo territorio, però il mercato cambia, non siamo più nell'economia della produzione dei servizi, contadini pescatori, siamo nell'economia dell'esperienza. Quindi questo progetto è una grande sfida, organizzare una destinazione di turismo esperienziale, utilizzando il disciplinare Story Living Experience, e la grande opportunità è stata data dalla Regione Campania e precisamente dal GAL Terra Protetta con la misura 16.3.1, denominazione della misura cooperazione nel mondo rurale tra gli operatori che fanno turismo, quindi cooperazione nel turismo rurale. È stato presentato un anno e mezzo fa il bando, il progetto al bando, un anno fa è stato finanziato, da qualche mese è partita l'operatività. Passo la parola ad Alessia. Prego. Grazie. Io vi farei una domanda: quanti di voi conoscono Cetara o sentite nominare al di là? Perché io ho fatto questa domanda in treno, venendo insomma da
da giù verso Venezia. E diciamo, la cosa che mi ha colpito è che effettivamente è un nome che è proprio sconosciuto, nonostante sia veramente alle porte della costiera amalfitana. Molto vicino a Salerno, quindi molto prossimo al grande centro, e apre praticamente tutto il percorso che poi porta fino alle più conosciute Amalfi Positano. Quindi diciamo, se mi dite no, raccolgo. Sì? Oh, ecco qua. Qui, però diciamo è una percentuale ancora, diciamo, se la potessimo basare semplicemente sulla Per la cura di amici, per cioè la io cura di dissi amici. a un amico che Perfetto. vado a così amalfitana, e lui passa da Cetara e porta la curatura di amici. Quindi io Perfetto. sono andato lì appositamente. Per la colatura dell'ICI, che è diciamo la traduzione estemporanea, spontanea, il feedback veritiero di quello che ci siamo appena detti, che è una spinta propulsiva sicuramente fondamentale e anche strategica. Io lavoro e vengo dagli eventi e proprio in questi giorni stiamo riuscendo a fare un'operazione che ha del miracoloso, che è portare le persone a novembre in Costiera Amalfitana sulla Torre di Cereale a fare delle cinedegustazioni, facciamo la proiezione di un film e un calice di vino, ma è chiaramente un espediente narrativo per portare ancora più persone a conoscere ed approfondire la colatura, il tono rosso e tutto ciò che di buono noi abbiamo in termini di prodotto agroalimentare. Detto questo, che cos'è Cetara Contadini Pescatori? Che cos'è? L'ha spiegato benissimo Rosario D'Apunto, che è chiaramente uno dei player, no? Che con noi insomma, ci sta aiutando a costruire una serie di pacchetti di storytelling funzionale a fare aggregazione fra gli operatori principalmente e a diciamo, strutturare in maniera codificata quella che è un'offerta turistica che già in modo estremamente spontaneo nasce e si diciamo, propaga insomma, sul territorio sui diversi attori che sono i produttori di tonno e colatura, i ristoratori, ma anche tutte le strutture alberghiere e quelle diciamo, ricettive. Detto questo, io ho fatto diciamo, come dire, un minimo di panoramica intuendo che la risposta fosse no, non conosciamo Cetara, quindi diciamo, c'è una dimensione minimamente così anche oleografica di qualche cartolina, insomma, tutto questo materiale è al momento disponibile comunque sul sito di Cetara Turistica che dà delle informazioni, come dire, di servizio anche sulla storia e sul genius loci. Chi erano i contadini pescatori? In realtà, diciamo, tutti gli abitanti di Cetara nascono con questa doppia anima che non può essere completamente disgiunta, sebbene la fama di Cetara sia quella di essere un borgo marinaro. Questo perché accade? Accade, diciamo, sostanzialmente per una, come dire, insomma, struttura, del territorio che è caratterizzata da questo innestarsi della montagna sul mare, per cui tutti i pescatori erano di fatto innanzitutto contadini. Sto andando veloce perché voglio, diciamo, portarvi subito al punto e non voglio annoiarvi, diciamo, una buona parte di storia del nostro posto che potete trovare davvero insomma disponibile un po' dovunque. I terrazzamenti ancora ad oggi visibili, io ho una casa tra Raito e Albori e diciamo un terreno nella zona della Collata, quindi subito dopo Cetara andando verso Maiore, dove ho i muri a secco e non ho potuto paradossalmente usufruire dei fondi del PNRR per rimetterli a posto perché sono in condizioni eccellenti ed ottimali. E chiaramente questa doppia anima che cosa comporta? Più oltre alla cultura del pescato c'è una forte componente rurale che è legata alla coltivazione del limone sposato amalfitano. Anche noi, come spesso si sente raccontare nei territori più conosciuti della costiera amalfitana, abbiamo le cosiddette formichelle, le portatrici di limone che con diciamo, le asciugamani e gli stracci scendevano con i limoni portandoli al mare, facendo il carico delle navi che partivano per il commercio con l'America. È un'anima che non può essere disgiunta, ma che probabilmente è stata, come dire, sottovalutata nella narrazione in funzione del più rinomato prodotto di pescato che è la colatura di alici di Cetara. Torno un attimo di cui abbiamo insomma uno scatto, questo è stato realizzato proprio adesso a novembre, questo è un dettaglio di un terzigno e delle alici messe pancia e schiena che danno vita al nostro oro ambrato che è la colatura di alici che ricordo essere anche una DOP da poco più di un anno a questa parte. Per essere un borgo così minuto, giustamente come ricordava Rosario, abbiamo una delle flotte più grandi del Mar Mediterraneo per la pesca del tonno rosso, oltre
al dato della pesca di Felici. L'emblema, il simbolo di Cetara, quello a cui vi invito a fare caso appena arrivate alle porte della costiera amalfitana, è la Torre Vicereale, che nasce chiaramente per la storia, diciamo, stessa del borgo, che era all'interno prima delle, pescava per la Repubblica Amalfitana di Amalfi, quindi ha una storia del pescato importante. Oggi, diciamo, è l'unica torre a gestione non privata, è l'unica torre della costiera che non è diventata un alloggio per strutture private, eccettive, ricevimenti, alberghi, B&B, ma resta di proprietà del comune ed è un contenitore culturale e quindi a tutti gli effetti è una sentinella della cultura, ci piace definirla così. Quindi abbiamo anche un simbolo, diciamo, importante che mette in qualche modo al centro del sistema il brand e tutto quello che ci stiamo raccontando. Io non vi ho portato altre testimonianze, se non un pochino di attività che stiamo facendo anche per andare, diciamo, in quella logica che diceva Rosario di, come dire, arginare la fuga dei giovani da Cetara e creare anche attraverso un progetto di questo tipo una prospettiva strutturata che sia economicamente sostenibile e che renda, diciamo, le strutture chiaramente più autonome possibile nel gestire la prospettiva turistica in una logica, diciamo, almeno di programmazione e pianificazione. Qui ci sono le mani di un giovane pescatore che sta mostrando il rammaggio manuale delle reti da pesca. E questo a che cosa ci fa pensare? Siamo tutti sostanzialmente molto, come dire, dentro la parte, diciamo, come dire, social e di tutto ciò che ci viene proposto come un bene di consumo sotto il profilo turistico idilliaco e consigliabile. Io, diciamo, ho fatto due o tre collegamenti, sono concept che vi voglio lasciare per farvi capire a cosa cerchiamo di arrivare utilizzando uno strumento, quello di finanziamento, di utilizzando uno strumento come quello di Artes. Vita lenta, che cos'è la vita lenta? In realtà è, diciamo, una rimodulazione proprio della percezione di quello che il turista desidera oggi, dove anche una piccola tappa diventa in qualche modo la destinazione. Siamo perfettamente in tema con i temi scelti della Bitesp di quest'anno, di un turismo slow, un turismo sostenibile, un turismo esperienziale, che è una cosa che riguarda trasversalmente tutta l'Italia, che esprime al meglio con tutti i suoi borghi questo potenziale. E, diciamo, c'è un riscontro perché nascono in maniera spontanea e quindi poi più strutturata magazine, pagine che hanno umori, come dire, anche internazionali, in cui nell'estetica e nell'immaginario del turista, soprattutto straniero, il nostro stile di vita diventa in qualche modo ambito più di quella che può essere inizialmente percepita come una destinazione di lusso. Ricerchiamo un'esperienza di viaggio più autentica, ma queste sono cose che non vi devo raccontare io, perché saprete sicuramente, insomma, benissimo da operatori del settore che cosa cambia nella domanda e quindi nell'offerta che noi, con la quale dobbiamo rispondere, a partire dai grandi brand. Ripropongo sempre uno scatto di oggi, diciamo, non di repertorio, per dimostrarvi che effettivamente, diciamo, è difficile immaginare anche un inverno in questi posti. Stessa cosa, un'altra, diciamo, mood board, un'altra tavola era legata a Italy Segreta, un magazine che, diciamo, si traduce poi in una pagina Instagram particolarmente seguita, che, diciamo, si è fatta portavoce di questo trend che indugia su un'estetica estremamente familiare, delicata, sulla capacità di sentirsi da parte del turista protagonista e parte della stessa comunità che lo ospita, seppure per un breve periodo di tempo. Ed è, diciamo, un'estetica che oggi è un nuovo lusso perché è ricercata da moltissimi brand. Ho menzionato Jotiems, Dior, ma basti pensare a Dolce & Gabbana, che ha fatto, diciamo, dell'Italy Segreta, del Sud, proprio l'estetica dominante di tutte le sue campagne. È un nuovo lusso e questo è un trend di cui noi non possiamo non tener conto nella strutturazione della famosa esperienza. Tutto ciò che viviamo in modo estremamente spontaneo, se strutturato, diventa in qualche modo un'opportunità per capitalizzare quello che già facciamo.
così per dire, insomma, Italia Segreta è, diciamo, è diventato un pochino, diciamo, il mio mantra di ricerca, perché vedo che destinazioni come Amalfi, Positano, che non hanno bisogno chiaramente di presentazioni perché sono già brand, diventano in qualche modo identificative in maniera univoca di quella che è l'Amalfi Coast. Non è così. La costiera amalfitana è fatta di tanti altri piccoli pezzi da scoprire che hanno, diciamo, dignità autonoma. È una sfida. E quindi, diciamo, arriviamo alla parte un pochino più tecnica, no? Tutta questa economia che noi possiamo definire proprio in maniera molto molto semplice, relazionale, come facciamo a trasformarla in un'economia vera e propria per quelli che sono gli operatori del turismo? E chiaramente, diciamo, arriviamo all'esigenza dei pacchetti strutturati con una tecnica, no, che Artes, diciamo, ci propone, un criterio che ci mette davanti, insomma, per uniformare anche quello che è il processo di attorializzazione da parte dell'operatore, che diventa in qualche modo capace di teatralizzare la propria performance turistica e far vivere al turista l'esperienza vera e propria. E in effetti, diciamo, la sfida qual è? Che siamo in effetti un po' Davide contro Golia in questo momento, però c'è, diciamo, l'input che ci è stato dato, insomma, anche rispetto al titolo di questo intervento, mercati di massa, massa di mercati, c'è cioè la teoria della coda lunga di Chris Anderson, che è stato direttore di Wired per diversi anni, quindi esattamente non l'ultimo dei cretini, che ha chiaramente analizzato molto bene l'impatto dello strumento digitale sul turismo e sulla divulgazione anche dell'aspetto, come dire, informativo, culturale, no? Dei beni immateriali. E che cosa ci dice in questo libro, The Long Tail? Come si può sintetizzare la sua teoria? Lui parte, diciamo, dal caso effettivo, lui prende Amazon e Netflix e dice che cosa succede? Un aggregato di contenuti di nicchia, messi insieme da un general contractor in qualche modo, diventa più imponente del best seller, diventa più imponente del volume generato da un solo grande big. Questo è il presupposto sul quale, diciamo, cerchiamo di costruire l'aggregazione di 9 operatori, 8 più 1, perché in effetti, diciamo, abbiamo, come dire, inglobato all'interno delle attività anche un'altra piccola struttura che ha in effetti, diciamo, tutte le caratteristiche del turismo rurale, sebbene sia una piccola struttura ricettiva, per provare, diciamo, a generare massa critica e quindi generare un'aggregazione di piccoli contenuti di nicchia che fanno volume, che fanno prodotto in qualche modo ricercato, ambito e rispondente ad una domanda che si struttura, come abbiamo visto, diversamente. Questo è quello che ci siamo detti. In sintesi, il progetto prevede una serie di step. Io in questo momento rappresento, diciamo, la parte comunicazione e, insomma, cioè, rappresento indegnamente probabilmente anche, diciamo, poi il capofila, che sono gli operatori che devono in qualche modo poi andare a agire con attività di formazione, con degli educational tour, con degli approfondimenti su alcuni temi, a volte, diciamo, come dire, veramente gestiti in modo unicamente spontaneo. Cetara è plastic free totalmente, ma da diversi anni. Utilizziamo sugli eventi per me anche disgrazia perché diventa veramente, diciamo, impegnativo, però solo ecosostenibile, solo compostabile, e diciamo, non esiste, diciamo, l'acqua non viene venduta in plastica, solamente in latta, ma questo viene fatto come dire, come mission da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo in maniera assolutamente spontanea, ma perché è una tutela che viene naturale. Data la specificità del luogo. Significa però strutturarsi all'interno di un filone, turismo ecosostenibile, quindi diciamo l'approfondimento per la parte di inglese specialistico, attività di comunicazione e promozione. Sono tutte, diciamo, stratificazioni di componenti chiave che dovrebbero portare a far sì che noi abbiamo un marchio di qualità da porre sui nostri operatori. Allora, io avevo lasciato una slide iniziale in cui, diciamo, era mostrato, ve la faccio rivedere, il diporto,
che diciamo questa è, come dire, lo scatto iconico che chiunque viene a Cetara viene a fare, perché c'è tutta la costa, c'è la torre vicereale e c'è, diciamo, l'elemento più suggestivo, no? Che sono le imbarcazioni. Vi dicevo, attenzione, questa immagine la rivedrete alla fine. Non so chi di voi ha visto il film, ma diciamo che è arrivato agli Oscar non a caso, li ha sfiorati, ma nel 24 ottobre 2021 Paolo Sorrentino pubblica questa foto dell'attore Biagio Manna a riposo sul nostro molo di Cetara. In realtà, diciamo, questo è il titolo dell'articolo, non è a riposo, questo è uno dei fotogrammi del film, forse tra i più belli, perché è, diciamo, è al momento, diciamo, centrale, no, dell'evoluzione narrativa. E lo sceglie Paolo Sorrentino, insomma, non sarà un caso. La domanda e la sfida è quanto noi siamo capaci di capitalizzare questo patrimonio che innanzitutto ci è stato dato, veramente è stata la mano di Dio, non abbiamo scelto di vivere in un posto così bello, ce lo abbiamo, lo valorizziamo probabilmente, ci sono tante cose buone, senz'altro, vi invito ad assaggiare colatura Don Pettone Rosso, ma c'è ancora da lavorare perché nel frattempo il mondo, diciamo, evolve e va avanti e il nostro, come dire, target è un turista sempre più ambizioso. Abbiamo da un lato, diciamo, una fascia d'età adulta, ma dall'altro abbiamo tutta la fascia dei millennials della generazione X, che è, diciamo, oggetto chiaramente di studio e di profilazione da parte di noi del marketing, perché rappresenta un nuovo possibile, diciamo, viatico. Se non siamo in grado, insomma, di fare rete innanzitutto e di creare dei contenitori adeguati, anche la nostra sentinella della cultura, anche la nostra torre, è destinata a restare un contenitore vuoto. Quindi queste sono le sfide. Artes ci ha risposto e spero che fra un anno saremo di nuovo qui a raccontarvi com'è venuto il progetto. Perdonatemi se mi sono dilungata, grazie Bene, grazie Alessia. Per concludere è un attimo anche per fissare alcuni passaggi. Ci troviamo in un borgo di contadini e di pescatori che, come nell'ultima frase lei evidenziava, vuole patrimonializzare la sua ricchezza. Anche l'ultima foto, quella che noi vediamo, ci dà l'idea di come in realtà del genere vengono fatte delle scelte di valorizzazione per foto iconiche che fanno il giro del mondo. In questo borgo gli operatori adesso sono al lavoro, cioè in altri termini, seppure ci troviamo nel mese di novembre, alcuni di loro hanno scelto il periodo delle ferie proprio tra novembre e l'8 dicembre, e hanno ragione perché è stata una stagione questa dalla primavera all'autunno con il tutto esaurito, però sono al lavoro per creare le storie da vivere insieme ai turisti. Quindi non più Cetara come destinazione di arrivo, ma Cetara come intrattenimento esperienziale. Cioè, in altri termini, non sarà soltanto la colatura d'alici oppure le alici sfilettate o il tonno rosso ad attrarre a Cetara, ma saranno le esperienze che si possono vivere a Cetara. Italo Calvino, qualche decennio fa, e quindi diciamo è poco contestabile, diceva: se io vado in una città non ci vado per le 7 o le 77 meraviglie, ma per le risposte che riesce a dare alla mia domanda, in questo caso a una domanda che è fatta di passioni da condividere e di gusti da condividere. Ecco, la comunità di Cetara, uso il termine comunità non a caso, non è più una sommatoria di operatori che lavorano in maniera frammentaria fra di loro, ma invece sono operatori che hanno deciso di mettersi in rete, sono operatori che hanno deciso l'innovazione e quindi disciplinare story living experience al fine di creare, allestire ed erogare prodotti esperienziali per far entrare nei brani di vita, quindi diciamo nell'anima del territorio, l'ospite che arriva e decide di soggiornare lì per un fine settimana, per una settimana.
e ogni giorno ha qualcosa di diverso da fare. Ma il diverso da fare non è solo la colatura d'amici e il tonno, no, il diverso da fare è Martina, la sinella, che fa ancora la ciuccioria di Cetara, così come l'attività yoga, così come la raccolta delle erbe nella macchia mediterranea, così come tanto che c'è nel genus loci di un borgo storico come il borgo di Cetara. Quindi il lavoro di Artes di affiancamento agli altri consulenti, ma in modo particolare alla rete degli operatori, è un affiancamento per tirare fuori quel genus loci e farlo vivere come bene relazionale. La felicità, lo sappiamo tutti, non è data dai beni economici, e lo sappiamo nei tempi del consumismo. Non sono i beni economici che fanno la felicità. Allora, rispettando la piramide di Maslow, una volta che abbiamo soddisfatto i nostri bisogni fisiologici di protezione, di sicurezza, non è il denaro che fa la felicità. Perché se non puoi andare al cinema con gli amici, se non puoi stare con i familiari, se non puoi vivere momenti di reciprocità, di gratuità, non sei felice. Ecco, allora lo Story Living Experience si presenta come un intrattenimento esperienziale in cui tu entri nel brano di vita della popolazione, della comunità locale, che ti accoglie come local tra i locali e ti fa vivere come protagonista. E non ci sono mestieranti o figuranti. Se suonano le campane, è davvero il campanaro che le va a suonare. E se bisogna ricostruire un vecchio giocattolo, lo si fa con il falegname del posto. Quindi quasi a voler dire è tutta una comunità che ti accoglie e che si sta organizzando con 8 prodotti esperienziali secondo il disciplinare Story Living Experience. Qual è l'obiettivo finale? In altri termini, siamo in un brand conosciutissimo, Costa d'Amalfi, ma l'obiettivo finale è quello di creare un club di prodotto con un marchio che renda accettata l'inverso di ciò che lei ha provato venendo qui in treno, renda accettata visibile a quel pubblico medio-alto spendente, colto, che va alla ricerca di passioni per tematismi, arte, cultura, storia, natura, food, romanticismo, spiritualità. Ecco, in una delle storie c'è anche l'attività yoga per il cambio di vita. Quindi, in altri termini, è l'innovazione con la tradizione di un borgo marinaro e di contadini. A voi la parola se ci sono domande, approfondimenti particolari. Sì, io volevo chiedere, visto che si è ampliata la platea, chi di voi ha sentito mai nominare Cetara di quelli che sono arrivati dopo? A parte oggi, a parte, diciamo, perché vi ho ossessionati, diciamo, però... Ah, vabbè, allora, this is not Sorre, this is Poggio Marino. Ok, allora, facile, facile, siamo un po' in casa. E tu che sei sull'Adige invece? No, io l'ho iniziato a seguire in Cetara attraverso Story Living. Non sono mai stata da Malfi, né a Positano, né, non sono mai stata in questa località. Beh, c'è tempo per recuperare. Eppure sei direttore tecnico di un'agenzia di viaggi, sei una guida turistica, sei un operatore di turismo esperienziale. Sì, sì, no, diciamo, questo è interessante, cioè a me piacerebbe capire che cosa manca, nel senso, per essere... No, ma è stata... No, 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 non a lei personalmente, dico tendenzialmente, dove può esserci, prego. La domanda che sorge spontanea, soprattutto per queste zone dove il turismo è già affermato. Patrimonio UNESCO è affermatissimo. Siamo nel patrimonio UNESCO, però abbiamo 300 fondi. Zona costiera Amalfi Coste. Costiera Amalfitana in genere.
per parlare che hanno avuto il tutto esaurito da, sì, da aprile a da aprile a novembre. Poi ci parliamo probabilmente dopo l'8 dicembre. La domanda è sotto campagna. Sviluppare ulteriormente. No, no, è proprio profilare diversamente, mi permetto di. La questione dei luoghi generale è la questione della comunità, ovvero dello scolare, cioè l'invecchiamento progressivo, il fatto che c'è una disinformazione. Allora, in queste situazioni, per esempio, qual è la condizione? Cioè, ci sono opportunità vere perché i giovani possano rimanere, no, in questi luoghi, continuare a, no, fare queste. E qua la risposta, mi permetto di fare questa cosa. Oddio. E il rischio però è che se il turismo diventa troppo importante, poi diventa over turismo, luoghi di fatto invivibili, perché erano 10 o 10 anni, centinaia, centinaia, migliaia di persone che arrivano là, e la gente poi alla fine dice, ma io questo. Cioè, sto qui, cioè la vita è una vita impossibile per come no, caso. Quindi come si concilia? Io ho riflettuto sul fatto che non sono mai venuta lì. Ed è proprio un motivo. Scoraggiata da una serie di fattori. Sono scoraggiata perché a me pensare di arrivare in un posto che c'è una confusione totale, non ci si riesce a muovere, gli spostamenti sono difficili. Sono anche quello probabilmente. Sono dei deterrenti strutturali importanti. Mia figlia quest'estate è venuta, ha fatto capo di Sitano e lei mi ha detto: tanti la nomina a me piace, Capri non piace, cioè ha visitato tanti posti nel mondo. Dico, ma come è possibile che non ti piace Capri? Possibilissimo. No, non mi piace niente, no. Ed è tornata con questa. Allora, la risposta è nella strategia dal mercato di massa alla massa dei mercati. Quindi a numeri più piccoli, alla massa dei mercati, per rispondere a un turismo di motivazione e quindi non un turismo di massa. Oltretutto c'è data anche sofferto di quello che Fiorello diceva, soprattutto per un movimento turistico quotidiano, escursionistico, appiattito sulla ristorazione e sugli stabilimenti balneari. Ecco, si vuole sfuggire a questo e rivolgersi a un target medio-alto spendente, in modo tale da creare quell'economia che incoraggi i giovani a restare. Però adesso c'è un altro fatto, per arrivare lì comunque c'è lo scoglio dei trasporti, dei parcheggi, quello è un sistema che non so loro operatori come se riescono a interagire con la. È una sinergia che diciamo in qualche modo è oggetto di una pianificazione, di una programmazione. Se c'è diciamo sì, no, in realtà diciamo questa è una spoiler. C'è un obiettivo, diciamo, parcheggi come è stato fatto ad Amalfi di diciamo allontanare dal centro abitato il parcheggio e quindi creare una sorta, come dire, di interrato, insomma, una struttura prima di entrare in paese, come Luna Rossa, insomma, ad Amalfi, dove tu lasci la macchina e poi sei in qualche modo obbligato a proseguire a piedi, e questo determina già, diciamo, una gestione, come dire, del problema del costo del parcheggio e dello spazio, perché poi la realtà è che il borgo è minuscolo, quindi voglio dire, non ha la capienza oggettiva, quindi questo chiaramente è oggetto. Uno dei nostri, tra virgolette, partner occulti, mi permetto di definirlo così, ma non perché ci sia del misterioso, ma perché è imprescindibile, è rappresentato all'amministrazione comunale, che in qualche modo deve necessariamente interfacciarsi e raccogliere, anche grazie alla possibilità che il progetto ci dà di mettere assieme gli operatori, perché poi diciamo è anche, come dire, complesso da un punto di vista politico raccogliere, sintetizzare, compattare le istanze al di là dei personalismi. Io cioè ristorante qui, tu ce l'hai più su, insomma bisogna uscire da questa logica e compattare in una direzione unica. Il problema è anche
le amministrazioni dicono: ma se c'è tutta sta gente non c'è bisogno. Ma tutta questa gente, esattamente, tutta questa gente è quello che noi rifugiamo. Ci troviamo davanti a una sfida, riposizionarsi verso mercati di nicchia, medio-alto spendenti. Prego Fiorello. Formazione associativa con i governi d'Italia, credo su quella sono due condomini che proprio due detrattori ambientali. No, no, non ho capito. Quei due condomini che si vedono sulla foto. Ah, perché roba che... Vabbè, però diciamo, no, non possiamo entrare alla Rosella perché abbiamo il capitolo abusivismo che diciamo che non penso siamo. È evidente. C'è un altro problema, c'è un problema di gestione del territorio e dove uno vuole arrivare, cioè questa cosa che bisogna per forza crescere, costruire. Non siamo in questa logica. Ora in generale, sì. Soprattutto in luoghi come questo, io mi auguro che l'amministrazione abbia toccato per Solo l'amministrazione ha bloccato, ma ci sono stati interventi anche molto bruschi, diciamo. Per cui il discorso del riabitare è uno degli elementi fondamentali. Riabitare comporta anche servizi. Esattamente. Se uno si sente male, cosa succede? Tre minuti abbiamo l'ingresso dell'autostrada per raggiungere il primo ospedale. Ma tra l'altro diciamo c'è una struttura attrezzata, ambulanze, curatori, c'è l'ANCI, certo, servizi essenziali, no, ma anche servizi proprio legati alla disabilità. Non sono abituata, non sono da conferenza, pensavo fosse un dialogo, abbiamo frainteso. Prego, Fiorello. No, dicevo, uno dei problemi fondamentali dei borghi, creare interne trovare diciamo difficilmente accessibili, è proprio questo, no? La difficoltà di accedere a servizi essenziali come scuole, quindi istruzioni e sanitari, e poi portano i giovani andarsene, cioè se uno si deve creare una famiglia, non ci ho pensato, ma quando c'è un figlio, una figlia, una mamma a scuola, il quindi è un problema di carattere generale in questa città, quindi è un problema di carattere generale. Io ero solo curiosa di sapere i competitor della costiera sorrentina che volevano. Sicuramente sono leciti a loro esposizioni, diciamo, delle cose mancate. Io invece tanto credo se non permettiamo alle persone di venire, no? Voglio dire, parliamo di eccesso di numeri di turisti, quindi affollato, oppure Capri non è bello perché c'è troppa gente, ma se non facciamo conoscere il territorio, con questo caso di Cocetara, non voglio dire nulla, non solo per gli amici, no? Voglio dire, proponendo altro, allora si incentiva il turista a venire, a creare anche possibilità di guadagno per il borgo di Cetara, per far sì che le infrastrutture o i poli turistici, o se c'è la possibilità di fare consorti, in modo che quando si accoglie il turista si accoglie a un livello diverso. Cioè, non so se riesco a... L'importante è l'offerta. Esatto, in però caso... se non vengo perché mi precludono, si è affollata, non c'è una struttura alberghiera adatta, o ci metto mezz'ora per raggiungere, voglio dire, ci sono anche zone in cui è possibile lasciare prima e usufruire di servizi privati, che non siano solo i taxi, voglio dire, ma privati non che limitano l'accesso a persone perché sono proibitivi, proprio perché ti danno l'esclusiva di dire vieni qua, così l'auto, così una che vengo a prendere la stazione e ti porto a fare il giro di Cetara. E quindi se sì,
iniziato dicendo non ci vengo, non penso che ci sia possibilità. No, 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 ma chiaro, allora il discorso è questo, è che diciamo saturare una destinazione come questa con dei numeri ingestibili non ha senso, diciamo, per nessuno, né per gli operatori né per chi viene. Quindi l'operazione, come giustamente l'ha definita Rosario, è un riposizionamento in un borgo che, ci tenevo a rispondere, effettivamente non è effettivamente un urago dove siamo, come dire, diciamo, una garanzia chiaramente di servizi già superiore rispetto a paesi omologhi delle stesse dimensioni. Il problema è che io, per motivare il turista a cui io ambisco a superare tutta una serie di ostacoli, di barriere e di deterrenti, devo avere un servizio qualificato, strutturato, omogeneo anche nell'offerta di costo, e questo, diciamo, per questo motivo si vanno a strutturare i pacchetti, perché di base diciamo l'operazione è quella, diciamo, di profilare un'offerta medio-alta che possa avere anche un equilibrio di pricing rispetto a quello a cui noi vogliamo ambire, per poter rendere il tutto, diciamo, sostenibile in un business plan che ci permetta di essere soddisfatti con meno numeri. Ok, allora le scelte di fondo le abbiamo già evidenziate, le recuperiamo da turismo di massa a massa di mercati, da turismo di destinazione a turismo di motivazione, da turismo laddove poi alla fine non hai granché da fare a turismo dove tu trovi intrattenimenti esperienziali secondo disciplinari storytelling experience, che sono delle storie da vivere insieme ai locali, ai local, in questo caso agli 8 operatori che stanno allestendo, quindi creando, allestendo per erogare intrattenimenti esperienziali. L'obiettivo finale è creare questo tipo di prodotto, e questo significa creare una destinazione di turismo esperienziale. La misura 16.3.1 del GAL Terra Protetta ha permesso con un bando di realizzare questo progetto. La Regione Campania, come altre regioni, stanno andando in questa direzione, ma possiamo dire che anche il PNRR Borghi, linea A e linea B, anche il bando Montagna Italia per il rilancio del turismo montano vanno in questa direzione. Ci sono al momento anche alcuni bandi pubblicati sulla cultura che permettono di valorizzare il borgo non più con lo storytelling, non più con lo storyboard, ma con lo story living, storie da vivere insieme, quasi a voler dire entriamo nell'anima del territorio non più da estranei, non più da turisti, bensì da protagonisti. Ecco, io vi ringrazio insieme ad Alessia, no, grazie, insieme veramente di questa vostra partecipazione, e i prossimi appuntamenti sono da calendario con lo Storytelling Experience di Artes. Grazie.